Sì, sono molto rammaricato, Se sinceramente. È una cosa che mi è dispiaciuta molto. Io sono stato attento, sapevo di essere diffidato e sono stato attento proprio tutti i 90 minuti. Penso di aver preso un giallo che poteva tranquillamente evitare, diciamo, l'arbitro, però una volta che tira fuori un cartellino non poteva più tornare indietro. Lui aveva anche detto, tipo, a un mio compagno di squadra: vabbè, ma tanto l'11 mica era diffidato. Se ne è uscito con questa frase, penso, bruttissima. Però, a prescindere da tutto, siamo parecchi, sappiamo che chi gioca fa bene, quindi a me dispiace proprio per una cosa personale, però sono sicuro che comunque chi gioca dà il massimo per questa maglia. Durante il riscaldamento mi avevi detto che avessi segnato, anche indovino. No, dai, diciamo che me la sono tirata, è andata bene. Sto di parola questa volta. Gol e assist, quindi oggi si è visto con i fiorisci Biglia che giocava in Lucera. Come ti senti dopo comunque una prestazione buona, nonostante, come hai detto prima, il rammarico di non giocare con quelli? No, sono contento perché comunque sinceramente non sono un giocatore che fa molti gol. Qui in questo campo, con questa maglia, sinceramente sto riuscendo anche a farne più di quelli che faccio di solito. Sono contentissimo. È normale che quando un giocatore comunque gioca poco oppure gioca e fa gol e lascia un segno in positivo fa sempre che piacere. E fatti esultanza sotto Agostino Candorello come la gara di Coppa col San Damiano. Sì, vabbè, oramai diciamo che è un punto mio di riferimento. Cioè io alloggio nel suo hotel e mi tratta come se fossi un figlio, quindi è il minimo che potessi fare. Senti, non era facile, però sono abituato a cercare di ostacolarvi a tutti i costi, partita messa subito in discesa, poi subito il secondo gol, controllata bene la ripresa, il mister si è complimentato con tutta la squadra. Le partite penso che non sono mai facili, perché comunque chi gioca contro di noi gioca con quella cattiveria e quella grinta in più, perché comunque vuoi non vuoi gioca contro una squadra che punta a vincere. È normale che quando giochiamo in casa il nostro campo ci permette più di giocare e quindi di fare e di usufruire delle nostre giocate che comunque proviamo settimanalmente. Cosa si può essere che volessi per una notte? È bello, sappiamo che comunque sarà così fino alla fine, speriamo di non perdere punti in questo lungo viaggio e speriamo intanto ad avere un ottimo risultato per mercoledì in Coppa.